Rabakatai, gloria al Signore. Oh, alleluia, 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 benedetto il nome del Signore, alleluia. Oh, gloria a Gesù Cristo, il Signore vi benedica, carissimi fratelli. Alleluia, benedetto il Signore. Oh, alleluia, mio Dio del cielo, alleluia. Mio Dio della gloria, Signore, siamo qua a meditare la tua parola, Signore, a leggere la tua parola, Signore, studiando la tua parola, Signore. Oh, rakatarabakea, shere, bekita, rakita, ramassea, parla ai nostri cuori, Signore, parla chi ascolta questa parola di edificazione, Signore, possa essere per la sua anima, Signore, nel nome di Gesù. Parlaci, Padre, in questa parola benedetta, Signore. Oh, nel nome di Gesù, alleluia. Amen. Gloria a Dio, carissimi. Dio vi benedica. Oh, alleluia, nella fede. Amen. Gloria al Signore. L'Iddio ci benedica. Alleluia. Il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Vogliamo meditare ancora la sua parola. Vogliamo sfruttare il tempo, fratelli, nella presenza del Signore, nella lettura biblica nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Gloria al Signore, carissimi. Il Signore toccava il mio cuore. Oh, alleluia, con questa parola molto edificante. Queste parole che ci insegna Gesù Cristo, il Maestro, fratelli, quelli a me. Il Maestro ci insegna, fratelli, che noi dobbiamo vegliare, alleluia, che i veri credenti, alleluia, i veri servi di Gesù Cristo devono vegliare, devono pregare, devono essere in comunione con lo Spirito Santo. Quando dicono amen, e quando sono disposti, gloria a Dio, a vegliare. Oh, gloria di un vero credente, amen. Deve vegliare. Alleluia, un vero credente deve pregare ogni giorno, ogni notte. Oh, alleluia, un vero credente deve essere sveglio nello spirito, amen. Perché la Bibbia dice, vegliate e pregate. Amen. La Bibbia dice, non sapete nel giorno e nell'ora quando verrà il Signore. E quindi noi fratelli, noi che siamo la Chiesa, noi che siamo il popolo del Signore, noi che facciamo la sua volontà, noi dobbiamo vegliare, fratelli, notte e giorno, amen, alla sua presenza. Oh, alleluia. Quanto scrivo un amen. Gloria al Signore. Quanto sono d'accordo. Oh, e che tarachita scebere che guidami, Signore. Nel nome di Gesù, amen. I veri credenti, la vera Chiesa deve vegliare. Amen. Perché Satana cerca, alleluia, Satana non cerca quelli del mondo perché già sono i suoi. Satana cerca la Chiesa del Dio vivente. Satana vuole distruggere i servi del Signore, che il Signore lo sgridi, che il Signore veramente lo sgridi, fratelli. Vegliamo, amen. Ve lo dico con amore, vegliamo, perché anche Gesù lo disse alla folla, anche Gesù lo disse a Pietro, amen. Alla folla che era stanca, amen. La folla non ce la facevo, gloria a Dio, vegliare solo un'ora, fratelli. Alleluia. Amen. E avevano Gesù con loro. Amen. Ma gloria a Dio, fratelli. Ma noi abbiamo lo Spirito Santo, anche noi abbiamo il Signore con noi. Amen, ma io vi voglio far capire meglio. E loro avevano Gesù, amen, il vero Dio in carne. Alleluia. Oh, gloria a Dio, quanto noi, carissimi, dobbiamo pregare, amen, vigilare la nostra vita spirituale. Oh, perché la Bibbia dice che Satana, il diavolo, gira come un leone. Oh, che il Signore lo sgridi nel nome di Gesù. Alleluia. Amen, fratelli, noi dobbiamo vigilare, noi dobbiamo pregare per la nostra vita. Dove mettiamo gli occhi, dove guardiamo, alleluia, dove mettiamo i passi. Noi dobbiamo vigilare, fratelli, notte e giorno, alleluia. Oh,
I veri credenti, alleluia, la vera chiesa deve pregare, o deve acclamare al Signore. Noi fratelli, alleluia, noi che facciamo la volontà del Signore, noi che siamo perseguitati al motivo del Vangelo. Amen. Gloria a Dio, fratelli. Ma continuiamo a gridare, a clamare il nostro Dio. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Amen. Presto il Signore, alleluia, sconfiggerà. Oh, gloria a Dio, fratelli. Ora il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Se tu vuoi vedere Satana sconfitto, se tu vuoi vedere Satana sotto ai tuoi piedi, alleluia, tu devi pregare. Gloria al Signore. Tu devi, alleluia, vigilare, pregare. Se tu non vigili, è normale che Satana ti venga a prendere. Ti vengono le tentazioni, ti vengono quei pensieri negativi, ti vengono quei pensieri umani. È perché tu non stai vigilando la tua fede. Tu non stai vigilando la tua vita spirituale. Alleluia. E per questo Satana ti mette quei pensieri. È per questo che Satana ti mette quelle cose davanti ai tuoi occhi. Perché tu non stai vigilando. Ma i veri credenti devono vigilare. I veri credenti devono acclamare, pregare, cercare il Signore. Alleluia. Amen. Carissimi fratelli, siamo agli ultimi tempi. Amen. Siamo ai tempi difficili. Tempi, alleluia, che Gesù Cristo sta ritornando. Alleluia. E noi dobbiamo vigilare, fratelli. Noi dobbiamo guardare fissa al cielo. Amen. Cercare il Signore. Alleluia, tutti i giorni, affinché la nostra fede non venga meno. Alleluia. Affinché Satana non ci tocca, che il Signore lo sgridi. Amen. Io volevo leggere con voi, gloria al Signore. Amen. Marco. Oh, alleluia, gloria al Signore, benedetto il Padre. Dio vi benedica a tutti quanti voi che ascoltate questo messaggio. Gloria a Dio. Dio vi benedica, pregate per me che il Signore mi guida. Oh, gloria a Dio, per me è una gioia condividere questi messaggi, cari fratelli, care sorelle. Gloria al Signore, alleluia, affinché ci possiamo edificare ognuno di noi, fratelli, amen. Scrivi amen se ti edifichi, alleluia. Scrivi amen se ti stai edificando, alleluia, che stai avendo un sollievo. Erra, chita, sceve, amen. Scrivi amen, alleluia. Oh, gloria a Dio, se stai benedetto edificando, se ti stai edificando, amen. Scrivi amen. Se il Signore ti sta parlando, io ti chiedo anche, gloria a Dio, benedetto il Signore, di aprire la tua Bibbia, così ti edificherai di più. Prendete le vostre Bibbie, fratelli. Alleluia. Amen. Urra catarabakata sharakita rabakea. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Marco, leggiamo dal versetto 5, scusate, dal capitolo 5 e dal versetto 30. 38. Amen. Oh, alleluia. Ora catar. Rabakita rakita shemere kita rakita. Oh, ricat. Scusate, fratelli. Amen. Luca.
Gloria a Dio, alleluia. Amen, alleluia. Benedetto il Signore. Oh, gloria a Dio, alleluia. Amen, fratelli. Scusate, era il capitolo 14 di Marco. Alleluia. Marco 14 al versetto 38. Amen. Vogliamo leggere, gloria a Dio, per capire meglio. Leggiamo dal versetto 36. Alleluia. Marco 14, 36. Amen. Oh, gloria a Dio, il Signore ci parlerà. Alleluia. Parlaci, Signore, in questa parola di edificazione, di questa parola, Signore, che possa entrare nei nostri cuori, che possa fare effetto in ognuno di noi, Signore, che questa parola, Signore, possa crescere in ognuno di noi, Signore, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Oh, alleluia, benedetto il Signore. Amen, carissimi. Gloria a Dio che dice così. Alleluia. La parola di Dio si legge nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E disse Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontani da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Alleluia. Quindi tornando indietro trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro, Simone dormi? Non hai avuto la forza di vegliare un'ora sola? Oh, alleluia, fratello, ce lo dice anche a noi, Signore, così, se noi non vegliamo. Alleluia. Non hai avuto una sola ora di vegliare? Vegliate, pregate. Guardate qua cosa dice, fratelli, a me. Io voglio meditare su questo versetto. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Amen. Se tu non vuoi entrare in tentazione, se tu non vuoi avere le tentazioni, un vero servo, alleluia, di Gesù Cristo, non le vuole le tentazioni. Amen. Anche io non le voglio le tentazioni. Ma dobbiamo, alleluia, per evitarli, gloria a Dio, io ti invito, amen, nel nome di Gesù a pregare, come dice la Bibbia, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Quindi, cari fratelli, noi dobbiamo pregare, dobbiamo vivere una vita di preghiera, alleluia, dobbiamo portare una condotta di preghiera, fratelli, alleluia. Oh, gloria a Dio, carissimi, noi dobbiamo vegliare, noi che siamo agli ultimi tempi, fratelli, in tempi difficili, in tempi di carestia, noi dobbiamo vegliare, fratelli, perché Satana è furioso, Satana, alleluia, il bersaglio di Satana è la mente, fratelli, amen, ma noi lo scacciamo via nel nome di Gesù. La tua debolezza, i pensieri, prega il Signore. La tua debolezza, i vizi, i desideri, prega il Signore. Amen. Oh, alleluia. Gloria al Signore, fratelli. Noi dobbiamo vegliare nel nome di Gesù. Noi dobbiamo cercare il Signore di più, fratelli. Alleluia. Amen. Qua era l'ora di Gesù. Amen. Qua, alleluia, era venuto la venuta del Signore. La sua ora che lui doveva consegnare la sua vita per ognuno di noi, fratelli. A me lui disse, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vedete, fratelli, la nostra carne è debole. Noi dobbiamo mantenere lo spirito del Signore acceso. Quello spirito, fratelli, acceso dobbiamo tenerli. Amen. Lo Spirito Santo dentro di noi, acceso, fratelli. Alleluia. Oh, noi dobbiamo, fratelli, vigilare.
Amen. Gloria a Dio, noi dobbiamo vigilare, fratello, ogni giorno. Alleluia, ogni santo giorno, fratelli, noi dobbiamo vigilare. Alleluia, sul lavoro. Gloria a Dio, quando usciamo fuori. Oh, alleluia, quando stiamo in famiglia. Oh, gloria a Dio, quando tu sei con tua moglie, tu devi vigilare. Alleluia, nel potente nome di Gesù Cristo. Ora catarabachita sceberechea, dobbiamo vigilare, fratelli, per allontanare le tentazioni da noi, per allontanare quei pensieri che ci disturbano, quei sentimenti carnali, quei sentimenti che disturbano la nostra mente. Dobbiamo vigilare, fratelli, dobbiamo acclamare al Signore, dobbiamo pregare, inginocchiarci al Signore ogni giorno, cercare la sua presenza. Alleluia, cercare, alleluia, fare la sua parola, ubbidendo ai suoi comandamenti. Amen. Gloria a Dio. Benedetto il Signore. Amen, fratelli. Un vero credente. Amen. I credenti, i servi del Signore, per forza devono vigilare. Amen. Se io ho dato la mia vita al Signore, se io faccio la volontà del Signore, fratelli, io devo vigilare. Alleluia, io devo vigilare, gloria a Dio. Io che faccio la volontà del Signore, se io non vigilo, fratelli, Satana, è normale che mi tenta, metti quei pensieri carnali, pensieri negativi. Se io non vigilo, fratelli, se io non prego ogni giorno al Signore, è normale che Satana, alleluia, che il Signore lo sgridi, è normale che Satana ti tenta. Che il Signore lo sgridi nel nome di Gesù, amen. Ma un vero credente, quando alleluia, veglia, quando un vero credente cerca il Signore, si consacra a Lui, Satana scappa nel nome di Gesù. Satana non ha il potere, Satana ha paura, errachita. Satana scappa via quando un credente vigilia, quando un credente prega, quando un credente, alleluia, si inginocchia ogni giorno alla croce. Oh, Satana scappa nel nome di Gesù. Amen, ma se tu non vigili, ma se tu non vuoi pregare, se tu vuoi fare solo quella preghiera la mattina, Satana, alleluia, oh, alleluia, Satana ti perseguiterà se tu non vigili. Amen. Urla, pita, vai. Vegliate, pregate. Gesù Cristo stesso, fratelli, vegliate, pregate per non cadere in tentazione. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Urra catarabakata sherebe kitara kitara masuri kandarakea. Oh, alleluia, se ne andò di nuovo e pregò dicendo le medesime parole. È ritornato, trovò i discepoli nuovamente addormentati. Vedete? Il Signore la prima volta è andato a pregare lui, amen, perché era l'ora sua. Anche Gesù era turbato, amen, perché si stava avvicinando, alleluia, il suo momento, la sua ora. Gesù, quando ha visto i discepoli che dormivano, amen, lui è andato la seconda volta, li trovò nuovamente addormentati perché i loro occhi erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Infine ritornò per la terza volta e disse loro: dormite pure ora e riposatevi, basta, l'ora è giunta, ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani del peccatore. Alzatevi e andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Vedete, fratelli, quando noi, alleluia, non vegliamo. Amen. Satana, che il Signore lo riprende, lo sgridi, ci segue, fratelli. Amen, ma se noi siamo nello Spirito, se noi stiamo vigilando, se noi, alleluia, stiamo cercando il Signore, se noi stiamo consacrando la nostra vita al Signore,
se noi siamo, alleluia, in digiuno, in preghiera, accordati gli uni con gli altri, perché la parola di Dio dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, la mia presenza è là. Amen. Oh, gloria a Dio, fratello. Satana scappa, i demoni, alleluia, scappano via. Amen. Egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Amen. Oh, alleluia. Gloria al Signore, fratello, dobbiamo vegliare. Amen. Siamo agli ultimi tempi, siamo ai tempi difficili. Alleluia. Tempi che Satana sta distruggendo molte cose. Alleluia. C'è Satana, fratelli, che vuole distruggere. C'è Satana, alleluia, che tenta. Amen. Noi dobbiamo vigilare, fratelli. Oh, alleluia, gloria a Dio. Amen. Dobbiamo vigilare, carissimi. La nostra vita cristiana deve essere vigilata, fratelli. Fatta nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria a Dio, benedetto il Signore. Amen. Alleluia, dobbiamo vigilare, carissimi, dobbiamo cercare di più, alleluia, di rimanere in preghiera, alleluia, di rimanere nel digiuno, alleluia. E Satana scappa via, Satana scappa nel nome di Gesù. Se un credente è consacrato al Signore, oh, gloria a Dio, tu sei consacrato al Signore? Tu stai vigilando? Oh, alleluia. Te lo dico nell'amore del Signore. Aggrappati a Lui. Aggrappiamoci a Lui, fratelli. Aggrappiamoci, alleluia, al Signore. Di più. Oh, alleluia. Te lo dico con amore nel nome di Gesù. Benedetto il Signore, alleluia. Amen. Nel potente nome di Gesù Cristo, gloria a Dio. Oh, alleluia, benedetto il Signore. Oh, alleluia, 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 benedetto il Signore, gloria a Dio. Dio benedica te lo caro nostro. Pace. Dio ti benedica. Alleluia, come stai, fratello? Dio ti benedica. Grazie a Dio, come stai te? A me, sto bene, fratello. Io sto meditando la parola di Dio qua in diretta. Ho capito. Da che cosa stai a parlare, fratello? Fratello, sto parlando che è un credente, a me, dove Gesù anche insegna che noi dobbiamo vigilare la nostra vita cristiana. Amen. Amen. Gloria al Signore. Che amen. I veri credenti, amen, devono vigilare. Alleluia, aggrapparsi al Signore. Aspettami un attimo che vado a abbassare il volume perché sto a vedere il giornale, il telegiornale. Oh, alleluia, gloria di un caro fratello. Benedetto il Signore dalla Colombia. Scelto dallo Spirito Santo per predicare nelle strade. Gloria al Signore. Fratelli, come state voi? Amen, grazie a Dio, fratello, bene, per la gloria del Signore andiamo avanti, alleluia, oh, alleluia, alleluia. Capito. Amen. Allora, mi stavi a dire che voi state a parlare qualche cosa, scusami? Della vita del cristiano, fratello, che dobbiamo vigilare, Satana gira come un leone. Ho capito, sì, cosa certo, noi dobbiamo... Se hai qualche alleluia appello da dire, falla nel nome di Gesù. Ciò che lo Spirito Santo ti dice. Amen, amen. Va bene, pace a tutti, che Dio vi benedica tutti i fratelli nella Italia. Vi salutiamo qua dalla Colombia, il fratello Oscar, Dio vi benedica grandemente. Tutta la gloria per Dio. Siamo qua molto felici qui in questo momento, qui in diretta con nostro caro fratello e nel Signore Bruno Abruzzese, che Dio vi benedica, fratello, perché stai facendo quello che è gradito davanti dal Signore, e portare la parola di Dio, in parlare la sua parola. E quindi
È vero quello che tu stai dicendo, quello che tu stai a parlare, fratello, è vero. Noi dobbiamo essere vigili della nostra vita qui in terra, perché i tempi sono molto difficili, sono dei tempi molto difficili, quindi adesso noi cristiani siamo alla persecuzione, non soltanto, diciamo. Il diavolo ci persegue e anche la gente, anche il mondo, anche i fratelli dentro della comunità pure stanno a perseguire la Chiesa del Signore. E noi di Chiesa, noi dobbiamo essere attenti in ogni momento della nostra vita, andare ben puliti davanti al Signore, perché il peccato sta giro e sta facendo cadere te tramite, lo sta facendo cadere a tanti uomini da Dio. Tanti uomini da Dio stanno a cadere lì nel peccato perché non sono vigilanti, non hanno la preoccupazione della loro vita, e quindi il diavolo li la passano su internet, e non hanno tempo per andare a fare la preghiera, andare nelle ginocchia, a parlare nella ginocchia, a parlare con il Signore, davanti al Signore, a leggere la parola di Dio. Il diavolo sta ingannando a tanto popolo di Dio che loro non leggono la parola di Dio, loro non sono tante ore che il popolo di Dio in questo momento stanno a passare tante ore sulle reti sociali, tante ore, e si riempiono della immondizia del mondo, hanno riempito la loro testa, hanno riempito la loro mente e il loro cuore della immondizia che ci sono qui in terra tramite le reti sociali. Non hanno il tempo, lo ripeto, non hanno il tempo di cercare il Signore in preghiera. E stanno a vivere una doppia vita aun dentro delle case. Vivono una doppia vita, non stanno vigilando, non... te ricordi la parola di quelle vergine che la parola fa dire che cinque di loro erano molto prudenti, gli altri erano spensierati. Alleluia. Capito? Noi come popolo di Dio dobbiamo essere attenti, perché lo ripeto, fratello, stiamo a vivere dei tempi molto difficili. E quindi per quello il Signore lo ha detto, voi dovete essere attenti, a vivere della parità, vivono una vita di parità, vivono una vita senza comunione con il Signore. Oh, gloria a Dio, benedetto.